Grande fratello, le riprese sono state interrotte per un nuovo malore. La diretta all'interno della casa è stata sospesa a causa di un malore che ha colpito una concorrente. Un altro preoccupante avvenimento ha scosso nelle ultime ore la casa del cancelletto Grande Fratello, il reality show trasmesso su Canale 5 dal 2000, nel quale alcuni personaggi, conosciuti o sconosciuti, condividono la stessa casa e sono 24 ore su 24 ripresi da telecamere. La quindicesima stagione, iniziata il 17 aprile 2018, è condotta da Barbara D'Urso, che torna a fare la conduttrice del reality dopo ben 15 anni. Dopo la notizia del malore che ha colpito Stefano Coccia, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane, membro del Parlamento della Repubblica Italiana dal 2013, una notizia simile ha scosso i telespettatori in queste ultime ore. Diretta GF sospesa, ecco cosa è successo. Secondo quanto riportato dalla prime fonti, ci sarebbe stato un nuovo cancelletto malore all'interno della casa più spiata d'Italia. La concorrente svenuta è Alessia Prete, una studentessa torinese, conosciuta per la sua partecipazione a Miss Italia nel 2016. Dalle poche immagini in circolazione sembra che la ragazza sia svenuta in cucina, causando un generale panico tra i concorrenti. La produzione ha deciso subito di sospendere la diretta, sicuramente per il fatto che in certi casi non si sa mai cosa stia per succedere ed è un obbligo morale rispettare la privacy dei concorrenti. Nei video trasmessi prima della sospensione si vedono i ragazzi in giardino correre allarmati all'interno della casa e chiedere aiuto ai produttori del Grande Fratello. Secondo le prime notizie trasmesse dalla produzione del famoso reality show, Alessia Prete sarebbe svenuta e, dopo essere stata soccorsa dagli altri concorrenti, si sarebbe rialzata senza nessuna conseguenza. La produzione ha comunicato poco fa che si tratta di un lieve malore e che la ragazza è già rientrata all'interno della casa, dopo i necessari accertamenti da parte del medico. Al momento comunque non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio, ma sembra che la ragazza si sia ripresa e che stia bene. Il Grande Fratello torna dunque a far parlare di sé, dopo la bufera degli ultimi giorni che aveva visto come protagonista un altro concorrente, Bahie Dame. Il ragazzo, famoso per i suoi spettacoli nelle vesti di Obama Tequen, dopo un litigio con Aida Nizar è stato accusato dal pubblico di aver avuto una reazione un po' troppo esagerata. La redazione ha già comunicato che la vicenda è sotto osservazione e che probabilmente ci saranno dei provvedimenti. Cancelletto News.